mondo creativo. Oggi la nostra amica Topina non ha ancora il nome, già si è montata la testa. Si è preparata la borsa per andare al mare. Asciugamano, e che cosa c'è dentro? Vediamo, vediamo. Oh, un portamonete, un portacellulare, un portadocumenti fatto in tessuto in modo tale che non roviniamo il nostro portafoglio. Eh no, non va bene così. Allora lo faremo anche noi. Questo è il progetto che andiamo a realizzare oggi. Una pochette, un portamonete a due scomparti, in modo tale che ad uno possiamo inserire il nostro telefonino e all'altro mettere documenti e magari banconote, in modo tale che lo possiamo mettere nella borsa che andiamo al mare senza portarsi magari quei portafogli che noi usiamo, noi donne usiamo quei portafogli che sembrano addirittura delle borse in miniatura, che dentro ci abbiamo un po' di tutto, ma al mare è meglio portare una cosa pratica. E allora, bando alle ciance, accendiamo i motori e andiamo a realizzare subito questo progetto. Per questo progetto abbiamo bisogno di due tessuti 20x46, due pezzi a vostra scelta come al solito. Poi io come rinforzo ho scelto questo qui che è il mollettone o semplicemente l'antiscivolo che si mette sul tavolo come protezione. E il cartamodello che troverete giù nell'info box gratuitamente, potete scaricarlo direttamente. Quindi andate giù nell'info box e troverete informazioni più il link per scaricare il cartamodello. Detto ciò, io avevo già tagliato i tessuti e il mollettone a misura, quindi dovrò solo andare a prendere il disegno della parte sopra. Ah, avevo dimenticato, come chiusura utilizzeremo questi qui, questi bottoni a pressione che si mettono con questa pinza, oppure potete mettere anche del velcro. Questo qui, ecco qua. Allora, detto questo, vado a disegnare la parte sopra del cartamodello. Abbiamo disegnato e abbiamo anche tagliato. Quindi adesso abbiamo sia le stoffe che il mollettone tagliato a misura, esattamente com'è il cartamodello. Adesso mettiamo sul tavolo il mollettone. Poi ci adagiamo sopra i due pezzi di tessuto dritto su dritto. Quindi, se volete fare il dentro diverso dal tessuto esterno, dovrete appoggiare per prima quello che volete che sia la parte esterna. Poi sopra ci poggiate l'interno, il tessuto che scegliete per l'interno. Quindi ci troviamo così, adesso non facciamo altro che con le clip andare a fissare il tutto e andremo ad effettuare una cucitura a punto dritto solo nella base, cioè solo dove è la parte più corta, diciamo dritta, non questa dove vedete è a punta. Quindi, sotto macchina, una volta effettuata la cucitura, cosa facciamo? Andiamo a rimuovere le clip, apriamo e sistemiamo per bene qui sotto, vedete? Lo dovete schiacciare per bene e mettendo le clip riandiamo sotto macchina e rifacciamo una cucitura a punto dritto sotto macchina. Allora abbiamo fatto la cucitura
Adesso poggiate il lavoro sul tavolo, prendete il cartamodello e fate combaciare solo la parte alta perfettamente a misura, dove andiamo a segnare con una penna cancellabile il tratto. Fatto questo, prendiamo la base e la andiamo a mettere sopra, proprio alla linea che abbiamo appena tracciato. Fatto ciò, schiacciate per bene sotto, poi lo andiamo di nuovo a piegare verso quella linea che avevamo tracciato. Allora, fatto questo, adesso cosa facciamo? Andiamo, per sicurezza mettiamo due clip ai lati, dopodiché dobbiamo prendere il tessuto dietro, liberarlo, lo fate uno alla volta in modo tale che non si sposta il lavoro che abbiamo appena fatto, e poi lo riportate in avanti facendolo combaciare esattamente con la punta. Quindi lo liberate, lo portate in avanti e una volta che è ben messo lo fissiamo con le clip. Allora, su un lato in diagonale andiamo a lasciare un 3 cm, facciamo un segno e poi un 3 cm o meno, insomma, l'importante è che non sia un po' più distante della punta. Poi questo ve lo metterò sul cartamodello. Allora, questa qui deve rimanere aperta. Quindi cosa facciamo? Partiamo da sotto, facciamo la cucitura. Al primo segno ci fermiamo con un avanti e indietro per fissare il punto, saltiamo, ripartiamo dal secondo segno, avanti e indietro, cuciamo tutto questo e ci fermiamo sotto alla base. Sotto macchina. Siamo sotto macchina, si parte, si fa un avanti e indietro, si procede. Andremo ad incontrare il primo segno. Allora ci arriviamo piano piano, ci fermiamo, facciamo avanti e indietro, alziamo l'ago, passiamo al secondo segno. Avanti e indietro, proseguiamo la cucitura. Arrivati qui faremo avanti e indietro perché è la fine della cucitura. Bene, adesso abbiamo cucito tutto, lasciato quel pezzetto che vi avevo detto aperto. Sarà un'avventura svoltare, però ce la faremo. Adesso andiamo a togliere agli angoli il più possibile. E anche qui alla cucitura cerchiamo di lasciare poco, un mezzo centimetro.
Adesso ci armiamo di pazienza e andiamo a svoltare. Allora, abbiamo risvoltato, abbiamo questo portafoglio a due scomparti, adesso ci rimane questa apertura qui che non facciamo altro che andare a richiudere. Quindi mettiamo dentro il tessuto, lo andiamo a fermare con degli spilli. E faremo un punto nascosto. Questo insieme l'abbiamo fatto altre volte. Comunque entriamo e usciamo, poi passiamo al tessuto sopra e entriamo e usciamo. Facciamo di qua e di là del tessuto. A questo punto fissiamo. Abbiamo fatto il punto nascosto, adesso andremo alla macchina da cucire, partiamo da qui, facciamo una cucitura a punto dritto per quanto riguarda la parte superiore, sotto macchina. Ecco qui abbiamo effettuato la cucitura. Adesso non ci resta che andare a posizionare la nostra clip. Scusate, l'automatico. Allora, mettiamo prima questo sopra. Facciamo il segno, poi buchiamo con questo punteruolo che è in dotazione. E con la pinza andremo a fissare il tutto. Adesso andiamo a appoggiare questo sopra e prendiamo il punto. Una volta individuato, andiamo a forare di nuovo.
eccolo qua. Doppia tasca, automatico messo. Ecco qui il nostro portamonete. Comodo perché c'entrano sia i soldi che il telefono, documenti, quello che vi occorre per una giornata al mare. Ecco qua. Se vi è piaciuto questo progetto, mettete un like, lasciate un commento e tutte le informazioni sono giù nell'info box. Ciao amiche!